Ciao a tutte, questa è la mia proposta di nail art per Carnevale. Non so se riuscirò a farne altre per appunto entro Carnevale, quindi intanto sono partita da un livello molto molto basic. Comincio subito a dirvi alcune cose. Allora, per quanto riguarda i colori, non ho detto i numeri durante il tutorial perché ho utilizzato, come vedete, smalti a caso, ce li ho ancora tutti qui, devo mettere ancora tutto a posto. E ho utilizzato smalti a caso, quindi prendete i colori a caso, mischiateli come volete. Per la realizzazione, come vi dicevo, è molto semplice in quanto si realizza attraverso lo striping che andrà a creare lo spazio tra i colori. Io ho questo striping di Peggy Sage che, come vedete, è iper sottile. Dai cinesi ho visto lo striping un pochino più spesso. Sinceramente, se avete quello lì, secondo me è ancora meglio, perché con questo qui dovete stare iper attenta al millimetro a non andare con lo smalto dall'altra parte, nell'altra sezione, a non sporcare. E quindi ecco, secondo me se con quello lì più grande sarebbe più comodo. Poi io ho aggiunto anche dei brillantini, perché comunque sì, è carnevale, si può usare un pochino di più, no? Cioè, se non lo facciamo a carnevale, quando lo possiamo fare? E quindi ho aggiunto anche i brillantini, ovviamente opzionali come sempre, potete metterlo come non metterlo. Altra cosa opzionale, io ho fatto dei rettangolini, quadratini, voi se volete potete mettere lo striping a formare dei triangolini, insomma come vi piace di più. Il tutorial come sempre prendetelo come uno spunto. Comunque, quanto sto chiacchierando, vi lascio al tutorial. E vi mando un bacione. Ciao! Ho già applicato la mia base e qui ho utilizzato l'attiva crescita della pupa. Sempre di pupa prendo il bianco per la French manicure e lo vado a stendere monocolore su tutte le mie unghie. Una sola passata. Velocizzo i tempi di asciugatura applicando le Fast Dry Drops, che sono delle goccine asciugasmalto, appunto. Taglio pezzettini di striping e li faccio aderire all'unghia, ricreando dei quadratini e rettangolini a caso. Vado quindi a colorare questi quadratini. Qui dovete stare un pochino attenti, nel senso, se pensate di non avere la mano abbastanza ferma o di non essere abbastanza precisi, avete paura di sporcare il quadratino che c'è accanto o quant'altro, invece di utilizzare il pennellino direttamente dello smalto come sto facendo io, potete pensare di utilizzare un pennellino da nail art, così sicuramente sarete più precise. Quindi mi coloro con molta attenzione, quindi è semplice da realizzare, però ecco, ci vuole un pochino di attenzione quando si colorano i quadratini. Coloro tutti i quadratini. Direttamente con lo smalto ancora fresco vado a rimuovere lo striping. Ed ecco qui. Ripeto ovviamente su tutte le unghie e se come me avete sporcato un pochino la pelle con lo smalto non c'è problema, si interviene con una penna. Ovviamente attenzione a non rovinare lo smalto sull'unghia, quindi anche qui un po' di precisione. Prendo il kit nail art di pupa numero 1, quello col dotter, strass e fissatore, e vado a scegliere degli strass dello stesso colore dei quadratini dove poi li andrò ad applicare. Quindi sporco sia il punto dove voglio far aderire lo strass, sia il dotter che poi vedete farà presa sullo strass. Sto ripetendo strass mille volte e li faccio aderire così a caso. Tempo di top coat, io qui sto utilizzando il Vinilux di Vinilux, si dice non Vinilux, Vinilux di CNT. Comunque semplice, spero tanto vi sia piaciuta, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!